uno che si chiama Gennaro Nappi, da dove può venire? Cioè, da Napoli. Non è che arriva da Bolzano, voglio dire, benissimo. Siamo tranquilli. Tu presenti una pizza che si chiama pizza saporita. Sì. Quindi vuol dire che insomma già il nome fa capire che l'ingrediente non è uno, non no, è solo il sugo. È anzi, più di uno. Infatti abbiamo il cornicione che già, voglio dire, è napoletano. Ripieno con ricotta a radicchio. Sì. Poi crema di carciofi, provola di bufala, salsiccia toscana, olio e grana. Sì. Diamo in giro farina 00, eccola qua. Questo colore naturalmente è dovuto al radicchio. Guarda, te l'ho fatto anche sulla scenetta, là, vedi? Ora andiamo a chiudere il bordo. Sì. Lavori presso la pizzeria Santa Croce, sì, ad Arezzo. Sì, è la seconda pizzeria. La seconda, cioè tu apri ad Arezzo una pizzeria che si chiama Santa Croce, no, giustamente. Perché la prima l'ho aperta a Torre del Greco in piazza Santa Croce. Che ci hai lasciato chi? Ci ho lasciato mia moglie con lo staff. Crema di carciofi che hai preparato tu stesso. Sì. Vediamo una basina di crema di carciofi sotto. C'è stato qualcuno che ha avuto, si è laureato in ingegneria per fare pizze oggi. Abbiamo avuto. Sì, 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 sì. No, io come scuola ho proprio la terza media, ma perché me l'hanno portata a casa. Ah, ok. Questa era per me, questa è stata la. È chiaro, anche perché alla serale non ci potevi andare. No, perché c'avevo da fare, quindi. Che ti piace tutto di questo lavoro? Sì, mi piace proprio tutto. Anche le critiche. Anche le critiche, certamente. Cioè, le critiche sono quelle là che ti fanno migliorare. Certo. C'è la pizzeria che si chiama Santa Croce, io c'ho mia madre che si chiama Dolorata, mia zia Concetta, okay, l'altra si chiama Immacolata, quindi con una concezione abbiamo fatto tre nomi. C'ho mia nonna che si chiama Spirito Santo, l'altra che si chiama... Ma comunque la croce la porto io, quindi devi pagare in più. Vabbè, cioè puoi avere tutte le Dolorate che vuoi, ma la croce comunque la porto io. Facciamoci un braccio. Con due ristoranti tu avrai il doppio delle possibilità degli altri. Quello che succederà sul web, sì, puoi farlo anche con la tua personalità, cercando di avere più amici possibili. Quindi mi metto andare tutti i giorni a cliccare. No, mi piace, tu ne puoi mettere uno da un computer, uno ne puoi mettere. Una pizzeria di tua moglie, è inutile che cominci a quindi una. No, ma secondo me pure la seconda, siamo quasi. Ragazzi, mi raccomando, datemi un bel voto, stimato. Anche perché le spese sono assai. Comunque ci voterà pizza gratis. Benissimo, lo dovete dimostrare però, dovete venire con il link, è vero? E naturalmente in bocca al lupo per le 2, 3, 4, 10, 15, 20 pizzerie da intestare. Senza tua moglie, mi raccomando. Ciao caro. Grazie, ciao.